a tutte e tutti, benvenuti e benvenuti nella città di Napoli. Innanzitutto voglio ringraziare molto la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro e il suo Presidente per aver scelto Napoli per un convegno così importante. Coincide tra l'altro con una giornata importante per la nostra città e un po' forse l'Europa è nata anche da qui, perché Napoli con le quattro giornate, 28 settembre, 1 ottobre del 1943, da sola con una rivolta di popolo si liberò di quello che era all'epoca l'esercito più potente, quello nazifascista. Colgo l'occasione di questo ricordo anche per giustificarmi se dopo dovrò continuare le cerimonie istituzionali con le autorità presenti sul territorio, per poi accogliere il Presidente Mattarella, al quale voglio esprimere ancora una volta la gratitudine per essere qui e dare lustro a un convegno così importante, anche per dimostrare ancora una volta una sensibilità non comune nei confronti della capitale del Mezzogiorno e della nostra città. Poi ci tengo anche molto e vi ringrazio di aver voluto il saluto mio personale come rappresentante della città di Napoli, perché condivido in pieno non solo il titolo di questo convegno ma anche la presentazione che l'accompagna nella brochure. Noi riteniamo, dico noi perché come sindaci d'Europa stiamo facendo una riflessione su questo punto, e l'Europa che vogliamo secondo me ha una sua forza vitale soprattutto nelle città, che le città rappresentano quella voglia di unità nelle differenze, quella voglia di costruire un'Europa che non getti a mare le cose che sono state fatte ma che abbia anche la voglia di cambiare, ripartendo dalle sue radici, sono radici culturali, di un forte umanesimo, ma anche di lanciare la sfida di uno sviluppo compatibile con l'ambiente, di non dover scegliere più tra diritto all'industria, diritto al lavoro e diritto all'ambiente, ma provare a farli conciliare. No all'Europa dei sovranismi, delle mura, un'Europa che sa far riprendere un rapporto importante con la Russia, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli, l'Europa unita nelle diversità, dobbiamo un po' finirla anche con le mura all'interno della nostra Europa e provare a ragionare dal Portogallo alla Russia, alleati e fratelli degli Stati Uniti ma mai più subalterni. Un'Europa che non cerca la massificazione della globalizzazione al ribasso ma che sappia valorizzare le sue qualità, che sappia scegliere finalmente un rapporto diverso con l'Africa e il Medio Oriente in modo da non considerare più la tragedia umanitaria come un fatto emergenziale e trattare solo con la propaganda politica della contingenza. In questo l'Italia può fare molto, anche la nostra città può fare molto, perché siamo luoghi in cui si è scelto di non farsi trascinare dalla comunità del rancore ma provare a lavorare sulla coesione, sulla valorizzazione delle autonomie e delle differenze, provare a stare insieme e considerare che la differenza è una ricchezza. L'Italia e l'Europa possono scegliere, lo possono fare subito, di non continuare con gli errori di un eccesso di rigidità, di austerità e di considerare i vincoli monetari, finanziari e normativi prevalenti sulla crescita, sullo sviluppo della persona umana, sulla giustizia sociale. Quindi no sovranismi ma neppure continuare come si è andato sinora. Io credo che ci vuole un grande piano di investimenti che mettono al centro non più solo il denaro, la finanza, gli interessi monetari ma le persone, perché se non si coinvolgono le persone, se non si coinvolge il capitale umano non si va lontano. E chiudo proprio su questo, della nostra città che è stata oppressa in questi anni da austerità, pareggi di bilancio, fiscal compact, Maastricht, chi più ne ha più ne metta, senza un euro abbiamo deciso, come dire, di partire con un riscatto della città soprattutto attraverso il capitale umano. Il capitale umano è fatto di professionisti, è fatto di donne e uomini, è fatto di giovani, di persone che con esperienza e con dignità hanno portato avanti professioni difficili in un territorio difficile. Senza questa rete di persone, di collettivi, di associazioni e di istituzioni locali, Napoli non sarebbe oggi la prima città d'Italia per crescita culturale e turistica, la terza per start-up giovanili e il primo set cinematografico all'aperto. Quindi una città che viene scelta non perché funziona tutto, anzi viene scelta anche perché ci sono limiti, sofferenze e ferite, ma questa città non si è ripiegata su se stesso, ha scelto di avere una visione, di guardare avanti, però mettere al centro la persona. Questo significa veramente un umanesimo, riempire le parole di contenuti. Allora le città faranno la loro parte, staranno in prima linea, noi sindaci vogliamo contribuire a costruire un'Europa più solidale, con maggiore giustizia sociale, con maggiore uguaglianza, in cui pubblico e privato possono lavorare insieme, perché crediamo in questa Europa che può lanciare la sfida per salvare anche il nostro pianeta. È quello che ci dicono i nostri giovani, raccogliamo assolutamente questo grido d'allarme, perché io credo che in
quella direzione si può costruire economia che crea finalmente lavoro, economia circolare, sviluppo, ma anche difesa del nostro pianeta. E il pianeta non si difende, come può fare qualcuno facendoci credere che la nostra infelicità è data dal fatto che ci siano persone più povere o ci siano persone che turbano gli equilibri mondiali. Una nuova coesione, una nuova pace internazionale parte proprio dalla fratellanza tra i popoli, che è quello che ha scritto anche il Papa a Dubai il 4 febbraio nella Dichiarazione Universale della Fratellanza. Noi crediamo in questi valori, che sono laici, che hanno un profondo contenuto etico e anche politico. Nella nostra città, ovviamente nel nostro piccolo, tra mille problemi, non ci siamo fatti deprimere dalla crisi finanziaria ed economica, e di questo voglio ringraziare le tante persone che contribuiscono allo sviluppo della nostra città e anche a chi sceglie Napoli per eventi così importanti. Vuol dire che a Napoli, comunque la pensiate, sta accadendo qualcosa. Allora grazie, buona giornata e buona permanenza nella nostra amata città.